Non è sempre necessariamente accurato il modo in cui la scienza viene trattata nei film fantascientifici. Nel caso di Interstellar sì, cioè secondo me anche guardandolo con occhio molto critico è difficile trovare delle cose veramente clamorosamente sbagliate. Tutti pronti a salutare il nostro sistema solare? La nostra galassia? Si parte. In occasione dell'uscita in Blu-ray e DVD del film Interstellar, è stata organizzata a Roma una masterclass sulle tematiche affrontate nel lungometraggio firmato da Christopher Nolan. Primo tra i relatori, il professor Amedeo Balbi, docente di astrofisica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che ha raccontato dei tanti punti di contatto tra la finzione di Interstellar e la realtà, parlando di come il film sia riuscito ad interpretare e mettere in pellicola tantissime teorie sino a prima delegate solo ai libri di testo e alle lezioni di astrofisica. Kip Thorne, che è lo scienziato dietro il film, ha voluto dall'inizio molto fortemente che il film fosse basato su scienza accurata per quello che conosciamo oggi, che poi ovviamente facesse dei salti in avanti, delle speculazioni, ma che non violasse la fisica per come la conosciamo oggi. Quindi da questo punto di vista secondo me Interstellar è un film molto riuscito, ovviamente secondo me funziona soprattutto perché è un bel film e perché è molto coinvolgente sul piano emotivo e dal punto di vista narrativo. Un buco nero è una regione di spazio in cui la densità di materia ha raggiunto valori talmente elevati che la forza di gravità provocata da questa materia attrae tutto in maniera inesorabile. Fondamentalmente, una volta entrati nel raggio di influenza del buco nero, non si può più tornare indietro e non può tornare indietro neanche la luce. E questa è la ragione per cui viene chiamato buco nero, perché una volta che la luce è piombata nel buco nero non può più uscirne, e rimane intrappolata. Potremmo dire appunto una regione di spazio dove la gravità è talmente potente da creare una sorta di pozzo infinito da cui non si può più venire fuori. Forse tu dovrai scegliere se rivedere i tuoi figli o salvare il futuro dell'umanità. Troveremo una soluzione. L'abbiamo sempre fatto.